Partiamo dalla formula, anche perché in tanti si chiedono come giocheranno Serie A1, Serie A2, incrocio, come funziona? Allora, sono due gironi distinti, uno di A1 con Cantù, Capodorlando e Brescia, uno di A2 con Viola, Trapani e Napoli. Giocheranno con la formula all'italiana cosiddetta, ognuno gioca contro l'altra, quindi presupponendo che siano squadra A, B e C, A gioca contro C, A gioca poi contro B e B giocherà contro C. Alla fine si farà la classifica avulsa dei risultati, eventualmente dovessero vincere una partita ciascuno, si farà la differenza canestro. Insomma, il problema non è premiare, il problema è che facendo così non ci saranno le finali di consolazione. Terzo e quarto posto è brutto, capito? Quindi abbiamo cercato di fare una cosa evitando anche che ci fosse troppa differenza tra una squadra di uno e una squadra di altri, perché le squadre che abbiamo portato sono abbastanza quotate nel campionato e quindi avremmo avuto il rischio di fare la prima sera, che di solito si fanno a uno contro a due, delle partite poco impegnative. Mentre così abbiamo tre partite dello stesso, sei partite dello stesso livello. Importantissimo e ovviamente partiamo dalle curiosità, partiamo dai premiati, anche perché da questo punto di vista ci saranno sorprese. Verrà Reggio Calabria Andrea Capobianco, che è uno degli allenatori più quotati del panorama cestistico nazionale, e non solo. No, non solo perché io, Andrea, tra l'altro, quando gli ho comunicato questa nostra intenzione, ha accettato con molto entusiasmo, perché lui è venuto da assistant coach con Avellino qua 2 o 3 volte, quindi mi ha detto: guarda, è una cosa bellissima che vi siate ricordati di me. E poi parliamoci chiaro, la spinta che ha dato al movimento femminile, nonostante l'ottavo posto, la nazionale che è andata agli europei qualche mese fa, è stata secondo me meglio di che se avesse vinto, perché la Zandalasini che ha fatto questo salto, tra l'altro la Zandalasini sarà premiato con il premio Enza Sant'Ambrogio e anche se per fortuna sua non potrà essere presente, manderà un video messaggio nel quale ci ringrazierà. E quindi dicevo, il movimento femminile ha subito una spinta e sarebbe stato molto importante che lei e Andrea, ove avesse continuato ad essere il coach della nazionale femminile maggiore, però devo essere sincero, anche vice campione mondiale con l'Under 19, è stato miglior allenatore quando allenava a Teramo, se non sbaglio, giusto? Quindi è una bella storia. Tra l'altro quest'anno abbiamo associato al torneo, oltre alla solita kermesse grottesca delle vecchie glorie, abbiamo associato un clinic che sarà anche oggetto di PAO, quindi lo terranno Ponticello, credo Calvani e Andrea che arriverà nel pomeriggio. Quindi noi cerchiamo sempre di fare le migliori cose. E poi il premio più importante sarà dato alla memoria storica della Viola, al primo giocatore importante che abbiamo avuto, è Kim Hughes. Il nostro slogan da qualche anno a questa parte è riprendiamoci la storia, siccome la nostra storia viaggia parallelamente a quella della Viola, allora ci è sembrato giusto premiare Kim, che tra l'altro è una persona che ha deciso di stabilirsi a Reggio, quindi questo la dice lunga sul suo attaccamento a Sì, questa città. abbiamo parlato tantissime volte, è un caso abbastanza particolare e unico, penso, nel mondo. Leonessa Brescia, dove c'è ovviamente il capitano dei capitani, la sorella Viola, Sandro Santoro. Cantù, purtroppo, senza Carlo Recalcati, per le note vicende cestistiche e non solo cestistiche. Orlandina Basket, con Kim Hughes, nuovo allenatore di sviluppo per i giocatori, e con ovviamente Matteo Laganà, classe 2000, premiato 2 anni fa proprio al Trofeo Sant'Ambrogio. Poi Cuore Basket Napoli con due ex, che sono Ciccio Ponticello ed Aldo Russo, alla Viola per 2 stagioni. Pallacanestro Trapani, non ci dimentichiamo, con Kenneth Viglianisi, quel ragazzo di Reggio Gregor Calabria, Fuccia, e Gregor Fuccia, che non sarà di Reggio Calabria, ma quando si parla di qualcosa ha fatto pallacanestro, io in Reggio infatti. Calabria. E poi c'è la Viola. C'è questa incognita della Viola. La Viola ha cambiato tanto. Mi auguro che sia l'anno zero, non l'anno, perché ogni volta la Viola parte e poi diventa anno meno uno. È un anno in cui insegue risultati. Io vorrei che fosse l'anno zero, cioè veramente il primo anno di un progetto a lungo termine. Ben venga l'investimento sui giovani, ben vengono i giovani, ben vengono tutto, però un po' di solidità, non tanto per che
sia dimostrata all'esterno, perché la viola ultimamente viene vista un po' come una nave in tempesta, sempre che lotta per risultati. Vorrei che ci fosse una parvenza all'esterno, poi dentro possono avere tutte le tempeste del mondo, ma all'esterno deve risultare una certa tranquillità, quantomeno societaria. Sembra che siano sulla dirittura giusta. Mi auguro che questo campionato sia veramente il suggello e la partenza per qualcosa di importante. Si gioca al Pala Calafiore. Si gioca al Pala Calafiore, Pentimele, e purtroppo, siccome le cose, le ciambelle non vengono mai col buco, io ho cominciato ad organizzare il torneo a marzo, chiedendo ai vari assessori, delegati, le date di Festa Madonna. Dice: stai tranquillo, perché anche se dovessero coincidere, le bancarelle saranno a botteghelle. Stamattina è uscito sul giornale, le bancarelle sono a Pentimele. Con grandi problemi di raggiungere il palazzetto. Devo essere sincero, non devo dare la colpa a nessuno, perché è stata una decisione della Commissione per la sicurezza per gli attentati terroristici. Dice che lì al botteghelle non erano garantite le vie di esodo in caso di evento calamitoso, e quindi purtroppo dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco. Mi auguro, hanno pensato anche a noi, devo essere sincero, perché le hanno sistemate tutte nella strada a mare, quindi quella sotto, per farlo capire, quella dell'Oasi, quella che costeggia l'Oasi, quindi la parte superiore sarà anche libera. Tra l'altro domenica avremo anche un'altra manifestazione, perché è giusto anche parlare degli altri. Ci sarà l'intitolazione del Largo Pentimele a Enzo Ferrari, quindi verranno delle macchine in esposizione, e quindi era interesse di tutti che la zona fosse abbastanza accessibile. Non possiamo nemmeno... Ti ha chiesto il permesso per andare a Cabo d'Orlando tuo figlio? Mio figlio finalmente è andato ad allenare una realtà seria a Nuoro. Mi ha parlato dell'accoglienza, mi ha mandato il video dell'appartamento che l'hanno sistemato. È veramente un bel appartamento, e poi lui aveva voglia di fare. Quest'anno trascorso a casa è stata una sofferenza. Diciamo che ne ha approfittato per studiare, e infatti si dovrebbe laureare quanto prima, finalmente. Però vederlo che non allenava, noi siamo gente di basket, la pallacanestro ci deve essere per forza nella nostra vita, di Riffa, di Raffa, protagonista principale, dobbiamo fare, qualcosa la dobbiamo fare nella pallacanestro. E lui quest'anno ha veramente sofferto, per scelte che non so, visto che c'è stata una trasmigrazione generale verso altri lidi, credo che lui ha aperto la strada, magari non volontariamente.